Si è tenuta oggi a Forio la dodicesima edizione del Trofeo Punta Caruso, gara di nuoto in acque libere, con partenza, come sempre, dalla punta più esterna della meravigliosa spiaggia di San Francesco. Dopo la classica fase delle registrazioni alla partenza, sotto un sole cocente i partecipanti sono partiti al fischietto di Michelangelo Di Maio, storico organizzatore dell'evento, alla volta dello scoglio dell'impiccato. Nei pressi del braccio di sottoflutto del Porto di Forio. Al termine del chilometro e mezzo di distanza, davanti agli occhi dei bagnanti presenti alla spiaggia della Chiaia, a vincere la dodicesima edizione del trofeo Punta Caruso è stato il cosentino Claudio Cerulo, seguito a breve distanza da Luca Lepore con Flavio Papa ad imporsi invece nella volata per il gradino più basso del podio. Tra le donne, successo per Irene Esposito, seguita da Maria Laura Margherita e Gabriella Romano. Soddisfatto al termine delle premiazioni, Michelangelo Di Maio. È una bella atmosfera, ci sono tanti eh, affezionati che vengono ogni anno, però ci sono anche tante eh, nuove facce, nuovi ragazzi, addirittura abbiamo avuto dei, dei ragazzini 14-15 anni che nuotano comunque perché per affrontare un chilometro e mezzo in mare bisogna essere preparati, ma che tra l'altro hanno ottenuto anche dei, degli ottimi risultati. E quindi come al solito ci sono due... Eh, Ultra settantenni, classe 45, ci sono i classe 2014, quindi diamo a tutte le età la possibilità di stare un giorno insieme. Di eh, fare dello sport nelle acque libere, come suol dirsi, anche perché le acque chiuse, le piscine, la nostra piscina è chiusa a tempo indeterminato. Almeno ci resta il mare, utilizziamo il mare resistiamo per 12 anni l'abbiamo fatto anche durante la pandemia mi ricordo due premiazioni con, la, con le mascherine però abbiamo superato anche, anche queste fasi e quindi siamo contenti con Vela.it con i Forte e veloci sulla dischia con la nuova amministrazione del comune di Forio oltre a Teleischia che, che è sempre presente e quindi siamo fiduciosi nell'andare avanti ora ci aspetta la scalata di Santa Maria al Monte eh, e la Forio in corsa L'Io in Corsa che quest'anno, il 30 dicembre si correrà, festeggerà un anno importante perché diventa maggiorenne. Sì, è diciottesima edizione e tra l'altro sarà la prima manifestazione che inaugurerà l'anno eh, dello sport per la comunità Flegra, quindi sarà un evento molto importante perché darà il via all'anno sportivo delle comunità di Ischia, Ischia Procida, Monte di Procida e Bacoli. Quindi vi aspettiamo tutti eh, per, eh, per vivere insieme lo sport in allegria e in armonia e anche con un pizzico di agonismo.